Siamo qui con mister Fanizza del Castellana. Mister, anche se con una sconfitta per 3-0 è stata una buona prova dei suoi ragazzi, cosa ne pensa? No, su questo sono molto contento, infatti ho fatto i complimenti ai ragazzi. Al di là del risultato, il nostro obiettivo è ben altro, cioè ci interessa giocare, crescere e migliorare in prospettiva futura. Va benissimo, cioè, ce l'aspettavamo anche una sconfitta con il Galatina, una squadra fatta per le prime posizioni, creata per ottenere dei buoni risultati, però non abbiamo nessun tipo di problema. Siamo contenti perché il risultato ci sta, però la prestazione anche. Proprio in prospettiva qualche suo ragazzo giovane che già potrebbe giocare almeno in B1 o in A2, ci può fare qualche nome? Scusami se mi permetto, ma è l'unica cosa che non mi devi mai chiedere, perché sono quello che predica sempre il gruppo in tutto, perciò non potrei mai dire qualcosa del genere. C'è qualcuno, però non mi spiace, ma non posso dirlo, in televisione non posso dirlo. La prossima gara, contro chi giocate e che cosa vi aspettate di migliorare, soprattutto quale è fondamentale? Allora, la prossima gara giochiamo con lo Squinzano, un'altra squadra costruita per le prime posizioni anche loro. L'unico fondamentale che noi stiamo lavorando e stiamo cercando di migliorare è l'attacco, perché quanto riguarda il fondamentale di ricezione, muro e tutto il resto stiamo andando abbastanza bene. L'attacco ci sta perché questa è una squadra, eccetto un paio di elementi del 92, sono tutti under 18. Anzi, avevamo oggi, quando il primo libero non stava bene, ha giocato il secondo libero che è un under 16, perciò è positivo anche quello. Siamo Grazie. Qui con mister Montinaro. Mister, terza vittoria consecutiva, 3-0, buone cose, ma anche qualcosa su cui migliorare. Certo, la squadra è sempre da migliorare, su quello non ci piove. Noi siamo partiti che non avevamo il palleggiatore subito dall'inizio per motivi di lavoro, quindi ci siamo allenati con un altro palleggiatore che poi all'inizio del campionato si è fatto male, quindi io lavoro adesso con 3 infortuni, quindi il mio lavoro in settimana non è il massimo che si possa ottenere, però voglio dire, comunque noi ci è andata bene perché abbiamo vinto una prima partita in casa, sempre col dubbio della prima partita in quanto c'è la tensione di giocare in casa. Poi abbiamo fatto una buona partita ad Agnone che aveva perso la prima partita, quindi era la prima partita in casa, perché purtroppo giocare a pallavolo, purtroppo per fortuna, poi il bello è quello, giocare a pallavolo si basa molto sull'aspetto mentale, perché bene o male i giocatori dal punto di vista tecnico sono quasi tutti uguali. E quindi voglio dire, è l'aspetto mentale e l'approccio alla partita che fa la differenza. Noi per adesso ci è andata bene, anche i cambi da me fatti sono stati dei cambi che hanno portato, diciamo, un buon risultato, i ragazzi sono tranquilli. Ora andiamo ad Ori a giocare una partita, anche quella, diciamo, sulla carta relativamente tranquilla, però mai nessuna partita si prende sotto gamba, e io spero di arrivare contro l'Ugento a punteggio pieno. Noi affronteremo l'Ugento fra 15 giorni e i ragazzi la stiamo preparando perché ci teniamo a fare bella figura, insomma. Per quanto riguarda proprio anche questi giovani che si stanno mettendo in luce, in prospettiva, quale può essere il campionato fatto dal Galatina quest'anno? La mia squadra, devo dire, è una squadra completa, è una squadra dove, diciamo, 10-11esimi tolto un ragazzo, ma perché non lo voglio buttare nel campo io ora, lo butterò alla fine del campionato quando lui sarà pronto, è una squadra che possono giocare tutti. Diciamo che quella è la fortuna della mia squadra, nel senso che è quello che poi ci ha fatto vincere queste partite, perché le si immagini che io il giorno prima della prima partita si infortunano 3 ragazzi, quindi sfido chiunque a giocare con tranquillità, ma io 10 ragazzi che possono tranquillamente tutti affrontare il campionato di B2, e quindi voglio dire, li metterò in campo e sta a me trovare il momento giusto per inserirli affinché la squadra dia sempre il massimo. Ecco. Un'ultima nota sul pubblico, anche oggi presente, che ha incoraggiato sempre la squadra. Beh, certo, giocare a Galatina è bello per questo, e per i ragazzi c'è un po' di tensione in più perché loro vogliono fare sempre bene in casa. Galatina, come Ugento, come Calimera, ci sono tante piazze storiche dove è bello giocare in casa, nello stesso tempo poi c'è sempre quella tensione in più. Io ho detto ai ragazzi che l'obiettivo nostro è quello di fare in modo che il pubblico si appassioni, che incidi e si diverta soprattutto. Quello è il primo obiettivo nostro. Raggiunto quello possiamo anche perdere, anche se io non voglio perdere mai naturalmente, perché l'obiettivo nostro è vincere il campionato. Si punta in alto per ottenere quanto più è possibile. Scherzo, naturalmente. Grazie mister. Per Galatina 2000, Luca Naddeo.